benvenuti e bentornati nella Gabby Vanilla. Papà, Gabby ci stai stimando? Sì, piccoli bambini, voi fiori dovete venire con me. Siete in ostaggio, perché sembra che abbiano giunto le api. E voglio vederle con i miei occhi, voglio vedere se è vero. Perciò ragazzi andiamo intanto lontano dalla mia base. Voglio provare un po' distante perché non so che tipi siano le api. Cioè, mi hanno sempre fatto un po' paura, so che sono importanti per l'ecosistema. Quello che volete, però ciò non toglie che hanno dei pungiglioni grossi come una casa. Quindi quello che farò adesso è andare al sicuro e fare una piccola prova dai miei amici cavalli. Nelle praterie. Allora, tutto ciò che dobbiamo fare, a quanto ho capito, è piantare degli alberi. E ogni tanto, se siamo fortunati, dovrebbe uscire un alveare. Ora che ho piantato l'ecosistema, Greta Thunberg sarà felice di me? Adesso andiamo a mettere il bombial. Aia, mi ho quasi schiacciato. Continuiamo così. Prima o poi dovrebbe uscire, no? Secondo le leggende narrano che prima o poi dovrebbe nascere un alveare. Dov'è sto alveare? Dovrebbe fare un rumore strano quando nasce, vero? No, non farmi sprecare tutto il mio bombial, eh? Scusami, Briciola, ma è un'emergenza. Torno subito. Briciola! Dammi un'ultima mano prima di andartene. Cacchio! No, non le troveremo mai ste api a sto punto. Mi avevano detto... Non è che l'hanno tolta? Perché sono ore che tento di mettere alberi. A questo punto... Oreo! Eccoti qua! Ok, Oreo! Andiamo! Alla ricerca di api! Le troveremo. Già che ci sono, ragazzi, mi metto anche a raccogliere i bellissimi fiori. Heidi sarà fiera di me. Sì, perché piacciono le api, ragazzi. Non è che sono diventato di colpo un debole, una persona che guarda la natura e i fiori. Perché oggigiorno se guardi la natura e i fiori sei un debole. Sto scherzando, ragazzi, è molto importante l'apicoltura. Povere api. Tranquilli, api, è solo un piccolo ostaggio, poi ve le riporto. Mi immagino se arriva un pro di Minecraft mi uccide. Apri il mio inventario e cosa vede? Fiori. Un set di fiori, una spada di fiori, un'armatura di fiori, una... Sono un figlio dei fiori. Oh cacchio. Ok, va bene. È tempo di vendicarmi di pulce, nuovamente. Già che ci sono, cosa facciamo? La lasciamo indisturbata, sta fortezza? Eh no. Ok, entro velocemente, vi brucio la casa e poi me ne vado. Oreo, non morire! Entriamo, ragazzi, con violenza! Bottiglia di incantamenti! Sono un hacker, mamma, guarda, sono un hacker! Ok, benissimo, carote, frecce e un log, perfetto. Spam! Esperienza nelle mie vene. E ora, brucia! Oh, mi dispiace, puoi fermarmi? Non credo che tu possa! Bestie! Ok, ragazzi, credo di averli fatti incacchiare. Oreo! We got a problem! Fausto and Furioso! Corriamo via di qui. Oh! Wow! L'ho trovato! È lui! Che carini! No, ragazzi, guardate le apine! Guarda che stanno prendendo i fiori! Stanno depositando il miele lì dentro! No, vabbè! Oreo, occhio! Oreo! Sono pericolose, non voglio che pungano il cavallo. Io vorrei rubargli tantissimo quel coso. Perché in teoria se lo rubiamo possiamo farcene uno artificiale a casa. E io ho una grande idea. No, però è calato il sole. Vabbè, ragazzi, vediamo cosa... Ah! Non mettere il miele! Oreo! Oreo! Via, più veloce del vento! Mi appunto! Un'ape! Oh no! Villaggio! Villaggio, aiuto! Qualcuno che vive qui in queste terre sperdute, qualcuno ha una medicina! Sono allergico alla puntura di api! Aiuto! Oh no! Medico! I need a medic! Signori, questo che cacchio è? Allora, tutti sti blocchi li prendo perché mi servirà mano d'opera un giorno, quindi li rubo. Aspetta! Wait a minute! Ma io l'avevo... No! Quindi l'ho distrutto per niente! Devo trovarne un altro, ci avevo impiegato un casino! Ma guarda il bambino di Villager! Tu un giorno entrerai al kindergarten e farò degli esperimenti su di te.
Sono io il preside. Ragazzi, ho perso Reo. Non so dove sia. Ma andando in giro ne ho trovato un altro. Siamo fortunati. Quindi ora signori, questo è il punto, no? Qua c'è la nostra primizia. Ora apriamo in modo che le api possano entrarci in modo tranquillo e senza problemi, e in modo che noi possiamo controllare quanto pieno sia. A quanto ho capito non possiamo prendere il nido, ma possiamo prendere il miele al suo interno. Quindi ora vediamo ragazzi se riusciamo, Aiutiamole noi ste api, dai. Se non ci sono tanti fiori, mettiamo tanti fiori vicino all'alveare. In questo modo dovrebbero star bene, no? Cioè qua è pieno di fiori, guardate ragazzi quanti bellissimi fiori. Sono tantissimi, in teoria possiamo anche darglieli da mangiare, vedete? Se troviamo un'altra ape, si accoppieranno. Guarda che sta impollinando tutto. Non arrabbiatevi. Fate bambini, Vediamo. Sì, guardate. È diventato un piccolo filo. Ecco, questa è la dimensione giusta di un'ape. Perché questi, se io vedessi un coso così nella realtà, scapperei a gambe levate. Posso anche mettergli una corda. Ok. Ragazzi, dobbiamo costruire una barca. È la cosa più carina del mondo. Ok, ragazzi, volendo possiamo portarci anche a casa una super mega ape. Ehi, Yogi, mi è sembrato di vedere un po' di miele lì dentro. Che dici? Lo mangiamo, signor Bubu? Bubu, ti ricordavo diverso. Ma non importa, credo che ormai ci siamo. Il nostro delizioso miele sta per straripare. Vedete? Si aggiunge sempre una tacca di miele in più. Ora credo che siamo a livello 3. Ecco qui! Signore api, voi non avete visto niente. Ok, l'ho preso, via! Dai, mi sa che devo usare le shears, ragazzi. La bottiglia non va bene. Però la bottiglia di... il miele servirà a qualcosa. Ah, lo posso mangiare. Non voglio provare a prenderlo. Magari proveremo a casa. Intanto aspettiamo che tra un po' dovrebbero ributtarlo al massimo. Vai, vai, vai. Fai uscire l'altro miele. Oh, benissimo. Ho aspettato un bel po'. Credo che le farò arrabbiare tantissimo. Wow! Ok! Ah! Porca! Ragazzi! Ce le ho! Ce le ho! Allora, mi nascondo dentro le pozzanghere. Avete visto? Quando vado sott'acqua si calmano. L'acqua ti protegge dalle api. Come nella realtà. Comunque ce li abbiamo! Missione compiuta. Ora dobbiamo semplicemente tornare verso casa. Sarà una bella faticaccia. Ma non c'è problema. È sempre dritta da quella parte. Oreo, li troveremo. Ci sarà una puntata dove andremo a cercare tutti gli Oreo perduti, ve lo prometto. Ma per adesso abbiamo tutto. Ora vi voglio mostrare la mia idea. Tornato sano e salvo a casa, ora se andiamo nel nostro crafting table e mettiamo il nostro legno, guardalo! Un alveare artificiale. E sapete cosa voglio farci? Intanto devo dormire, perché non voglio che ci siano i barbagianni. No barbagianni in casa mia. Allora, la mia idea, signori e signore, era crearmi qui in alto, dato che hanno aggiunto le api, un alveare gigante. Proprio enorme, mannaggia te. Cacchio, l'ho messa la mia spada, l'ho buttata via. Vabbè, dovrò usare il tridente. Muori, muori, muori. Ok. Eccoci qua. Mi sono procurato un bel po' di materiali. Ne ho altri in chest. Ecco, tutto questo. Guarda che bello. Adesso volevo iniziare qui attorno a creare una sottospecie di alveare. Quindi ho più o meno l'idea in mente di come voglio farlo. E dentro ci andremo a mettere le api e ovviamente il nostro nuovo alveare che abbiamo appena creato, artificiale. Bellissimo. Secondo me verrà bene. Sarà un bel alveare gigante con un buon ecosistema dentro. Ho già in mente, ecco, della mia fabbrica, della mia farm di miele. Il miele sarà il nostro cibo preferito. Il miele conquisterà il mondo. Quanto amo il miele. Le api un po' meno quando mi attaccano, ma per il resto, ragazzi, vedrete, sarà carino. Per il resto, qua andiamo avanti in modo semplice semplice. Non so nemmeno se mi basterà tutto il concrete, né volendo ho anche della lana gialla. Cioè, se proprio non ci basta, facciamo un po' e un po' per adesso. Infatti non mi basterà mai, vedete, ho anche della lana gialla. Andiamo avanti un po' con entrambe. Ecco, vedete, avete già capito un po' l'idea? Ora vado un attimo in base a prendere ancora un po' di materiali. Guarda qua quanto, bellissimo.
Ci avrei anche la terracotta, ecco, che potrebbe dare un altro colore. Ecco, quelle linee. Potremmo usare anche un po' quella. È strana un'idea che mi piace questa qua. Sono proprio contento di poterla fare come voglio io. Ecco, qua abbiamo un po' di concrete da utilizzare. Oh, guarda che bello. Guarda che bello. One eternity later. No! No! Non farlo, non farlo, non farlo, non farlo, non farlo. Porca por... No, 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 no. Ok. Beh, almeno non è sul mio alveare. Sì, ragazzi. Ho voluto prendere il mio tempo per farlo un po' meglio. Ed è venuto, secondo me. Questo sì, ho usato la lana, l'ho tolta da lì. Ho deciso di non fare uno schifo, ma impegnarmi per farlo bene. E dovrebbe essere la lana gialla, dovrebbe essere il miele che cola fuori dall'alveare. Adesso devo trovare intanto un modo per entrarci. Credo che per ora farò una porticina qua sul retro. Magari ci metterò una porta. Qui non ho ancora fatto niente. E qui potremmo fare intanto qua così, in questo modo, in questo punto qua. Potremmo provare a mettere il nostro alveare. Ok. E non c'è nemmeno un'ape. Ok. Presa. Le costringerò io a questo punto. Ho trovato un altro alveare. Non troppo lontano, fortunatamente. Bene. Vai nella barca, signora Bibi. Bibi, d'ora in poi questa sarà la tua nuova casa. Entra. Oh, devo farti tutto, vero? Devo essere la tua badante. Vai, ok. Guarda qua, puoi entrare? Allora, spero che funzioni. In teoria l'ho lasciata libera. Ha molti buchi da dove uscire, volendo. Quindi ora mi chiedo se effettivamente riconosca questo coso come casa o devo metterlo sotto un albero. Vediamo che fa. Potrei anche portargli dei fiori. Non credo che con i funghi funzioni. Ecco, fortunatamente mi è rimasto un fiore giallo che possiamo dargli per... Ah, 7 fiori gialli, ne ho parecchi, va bene. Proviamo a metterli tutti lì dentro e vediamo se... Oh, oh! Bibi? Ma porca vacca, perché vi fate male? Siete un po' sceme però. Allora, stanno impollinando. Gli ho messo un paio di fiori. Ok, ok, sono entrate. Allora funziona. Ragazzi, allora funziona. E possiamo anche usare... Oh, benissimo. Benissimo. Vorrei comunque che anche escano dall'alveare. Quindi potremmo mettere tanti fiori intorno. Ma in teoria dovrebbe andare così. No, è bellissimo. Avrei anche altre idee, a dire il vero. Cioè, noi siamo riusciti a far questo. Ma se provassimo a fare anche qualcosa di un po' più... Ora che mi è venuto lo schiribizzolo, devo provare. Devo assolutamente provare sta cosa. Allora, mettiamo tutto ciò che mi serve. Allora, ok, ho messo il minecart. Avete capito cosa... Anzi, no, sì. Prima andiamo nel Nether. Prima andiamo nel Nether. Bene. Hello. Ok, ragazzi. Ok, ci siamo. Se vedete un po' le cose diverse è perché ho dovuto rifare l'episodio con Lon. Quello che mi chiedevo è se nel Nether, se pianto un po' di erba così, ecco, mettendo un sapling, crescono gli alberi nel Nether, non ricordo. Sì che crescono! E allora anche qua, volendo, possiamo farci le api. Sì. La mia idea era rimpollinare il Nether! Rimpollineremo il Nether e lo faremo diventare un paradiso! Con le nostre abilità, con le nostre bellissime vespette! Voglio andare in giro, con le ali sotto i piedi, con la vespa! Più o meno. Ora proviamo a prendere una vespa e vediamo se possiamo portarla nel Nether. Ecco la presa! Oggi sarai la prima ape che andrà nel Nether! Bibi! Ora vediamo se possono andare sul minecart. Vai sul minecart. Vai sul minecart. Ok, è andata! Forse devo spingerla più dentro. Dai! No, non si può. È entrata? No. Oh, è entrata! No! No, vieni qua, Bibi! 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 Bibi è pericoloso! È andata senza di me, la stupidina!
Baby! 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 Oh! 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 Se la lasciamo qua e togliamo, vedete, lei va in cerca di fiori, credo. Anche nel Nether. La vedo un po' spaesata, sinceramente. Guardate, no, si è appoggiata, non sa che fare. Aspettate, vediamo se prendo un fiore dovrebbe comunque venire, vero? Però non lo vuole prendere. Secondo me non lo vuole prendere perché non c'è un alveare. Dovremmo procurarne uno. Vedete? Perché la mia idea è fare tipo un insieme di alveari nel ponte e che vadano avanti e indietro, una rotta commerciale di miele nel Nether. Ho incantato questo piccone con Silk Touch perché voglio vedere se con il Silk Touch posso prendere... Ok, lo posso prendere! Benissimo! Allora possiamo usare il loro nido e lo posso trasportare nel Nether e funzionerà comunque come un alveare. Alla fine il Silk Touch può fare questo, perché normalmente si romperebbe, ma così ce l'abbiamo e non dobbiamo costruirlo da zero. Molto utile! Ehi, Apina, come stai? Allora, proviamo subito, proviamo a mettere il nido qui. E ora non ci resta che vedere se l'ape se ne accorge, no? Cioè, l'ape dove è andata ora? È qua sopra, vero? Dove è andata? Santo cielo. Secondo me ha paura dei pig zombie. Vieni qua, vieni a papà che è un bellissimo... Oh, sembra funzionare, ragazzi! Servivano solo più fiori. Cioè, fa un po' di fatica. Ok, sta andando. Ce l'ha fatta! Un po' di fatica la fanno. Forse queste mura sono un po' troppo per loro. Ma funziona! Sono contento! Oh, diventerò il maestro degli apicoltori. Bene, dai! In questo episodio abbiamo fatto veramente tanta roba. Sono contento di questa puntata a tema api perché mi piacciono troppo. Ed ecco, sono contento di essere riuscito a costruire un ecosistema funzionante per loro. Come andiamo, Gianfrancesco? Gianfrancesco è il mio nuovo cane. Questo cane non morirà mai, ve l'ho detto. Gianfrancesco ci aiuterà. Spero che non abbiano problemi con le api, i cani. Spero che possano fare amicizia, eh. Infatti qua c'è un'ape, Gianfrancesco. Ti presento Bibi. Ok, dai, sembrano neutrali a vicenda. Benissimo. Cani e api possono convivere, signori. Solo noi umani ci becchiamo le peggio punture. Ragazzi, sono super orgoglioso del nido. Sono super orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Mi sono stradivertito questa puntata. Spero anche voi. Per questo episodio concludo qui. Nel prossimo vi mostro quello che ho costruito nella Nugget Caverna, perché sono andato avanti e dobbiamo costruire altre robe assieme. Quindi nel prossimo episodio ho tante sorprese anche in questo senso. Bene, sono super contento. Un saluto da Gabby e Gianfrancesco. Striscia la notizia, linea alle api. Ciao ragazzi.